Ciao a tutti, oggi proverò a insegnarvi come risolvere il cubo di Rubik. La prima cosa che dobbiamo fare è andare a creare una margherita gialla. Cosa vuol dire? Il centro giallo e tutti i suoi petali vanno messi di colore bianco. Questo schema qua è parecchio intuitivo, infatti non ci sono delle regole precise per risolverlo. Quando avrete creato la margherita gialla, vedete, a questi quattro petali, avrete risolto la prima parte. Passiamo alla seconda. La seconda parte si chiama croce bianca, quindi vuol dire che dovremo portare questi petali sopra dove c'è il punto bianco. Cosa facciamo? Andiamo a vedere le concomitanze con il centro e il petalo. Se questi due coincidono, lo portiamo su. Dopodiché teniamo solo queste due parti insieme e le ruotiamo e andiamo a far coincidere gli altri petali. Per esempio, adesso l'arancio e l'arancio coincidono, lo porto su. Vado a girare, il blu e il blu coincidono, lo porto su. Ultimo petalo sarà questo qua, verde e verde coincidono, lo porto su. Quando avrò raggiunto la croce bianca, avrò completato il secondo step. Il terzo step consisterà nel mettere corretti anche questi quattro pezzi. Cosa andiamo a fare? Andiamo a ruotare il cubo, quindi lasciamo la parte bianca sotto e la parte gialla sopra. A questo punto non torneremo più indietro fino alla fine. Questo pezzo, per esempio, ha un rosso, un verde, andrà messo dove ci sarà il rosso e il verde. Vedete, qua c'è il rosso, qua c'è il verde, andrà inserito qua. La mossa si chiama Sexy Move e comporta un su, sinistra, giù, destra. In questo caso siamo già riusciti ad inserirlo, quindi è andata bene così. Se non lo inserite al primo tentativo, potrete ripeterlo fino a quando non viene inserito. Questo pezzo qua, per esempio, ha l'arancio e il blu. Andiamo a piazzarlo dove c'è l'arancio e il blu, quindi qua, arancio e blu, e andiamo a fare la sexy move. Su, tac, giù, tac, su, tac, giù, tac. Come vedete non si sta inserendo al primo tentativo, ma a lungo andare si inserisce nel posto che voglio io. A questo punto avremo questo pezzo qua, arancio e verde, e come vedete va inserito qua. Inserito. Ultimo pezzo che andiamo a inserire è questo pezzo qua, lo piazziamo come sempre sopra. E ripetiamo la stessa mossa fino a quando non è inserito. A questo punto avremo risolto lo strato di base sotto, come vedete, ed è corrispondente con il suo centro. Il centro non cambia mai. Siamo pronti per il terzo step, cioè andare a inserire i pezzettini qua laterali per risolvere il secondo strato. Questa fase prevede di inserire i pezzi centrali per andare a risolvere il secondo livello. Per risolvere i pezzi centrali dobbiamo prima trovare dei pezzi che andranno inseriti. Per esempio, questo pezzo qua, vedete, è rosso e verde, potrebbe anche essere piazzato in altre posizioni, e va inserito qua, in questo pezzo qua, perché vedete, andrebbe trasportato qua. A questo punto l'algoritmo è questo: sposto, su, tu, giù, tan, giro, infilo, giro. Ve lo scrivo per comodità a lato. E l'algoritmo invece, se dovessimo spostarlo dall'altra parte, è molto simile. Adesso andiamo a vederlo. In questo caso avete visto, abbiamo inserito il pezzettino. Qua abbiamo un arancio e un verde. Dove andrà inserito? Andiamo a piazzarlo sopra l'arancio in maniera tale che ci sia la coincidenza di colore. E questo in questo caso va da questa parte qua. Quindi dovremmo farlo al contrario. Spostiamo di qua, su, tac, giù, tac, giro. Infilo e torno giù. Come vedete l'abbiamo inserito. A questo punto abbiamo questo qua che è già piazzato qua, arancio e arancio. L'importante è sempre la corrispondenza. Qua c'è il blu, quindi andrà inserito di qua, su, giù, su, tac, giro, infilo, chiudo. A questo punto abbiamo quasi risolto tutto. Ci manca questo pezzettino qua che va inserito qua e l'abbiamo già qua sopra, quindi di qua. E l'abbiamo risolto. Come vedete, abbiamo completato anche lo step centrale. A questo punto dobbiamo risolvere solo la parte finale, quella sopra.
Siamo arrivati all'ultimo step, praticamente andiamo sopra e dovremmo riuscire a creare una croce gialla. In questo caso abbiamo già due pezzi della croce, potreste averne o nessuno, uno o due messi così o tutta la croce. Il nostro obiettivo è arrivare a avere la croce, quindi se voi avete questa situazione mettete il pezzo giallo che avete o i due pezzi gialli qua in alto a sinistra e fate questo. Vedete, siamo arrivati a questo step. Questo step è uno step prima della croce. Andate a mettere la barra di fronte a voi e ripetete. L'algoritmo è sempre lo stesso. A questo punto avremo raggiunto la nostra croce. Ottimo risultato, passiamo allo step successivo. In questo caso ruotiamo, andiamo a vedere che l'arancio e il verde sono già ben piazzati, invece il blu e il rosso sono da invertire. A questo punto l'algoritmo sarà questo. Siete bravissimi! E come vedete abbiamo invertito e adesso la croce è corrispondente. Non ci resta che sistemare i lati, gli ultimi quattro pezzettini. Per sistemare gli ultimi quattro pezzettini, le opzioni sono che siano o tutti sbagliati o che ce ne sia almeno uno giusto o tutti e quattro giusti. A questo punto guardiamo, sono tutti sbagliati. Sbagliati cosa vuol dire? Non ci interessa che abbiano già il giallo sopra, ma ci interessa che i colori siano già corrispondenti. Quindi qua avremmo dovuto avere il rosso e il verde, per esempio. Qua avremmo dovuto avere l'arancio e il verde. Qua avremmo dovuto avere l'arancio e il blu. E qua avremmo dovuto avere il rosso e il blu. Una volta che ho capito che sono tutti sbagliati, andiamo a fare questo algoritmo. Tac, tac, giù. Tac, giù. A questo punto andiamo a vedere se si è sistemato qualcosa. Come vedete, questo si è sistemato. Abbiamo detto che uno può essere giusto e poi nel momento in cui ho 0 o 1 tutti. Quindi a questo punto ne abbiamo uno giusto. Andiamo a tenerlo alla nostra sinistra e ripetere l'algoritmo. A questo punto non si sono ancora sistemati, abbiamo sempre solo questo giusto, lo ripetiamo. Ma non su una vera strada. E a questo punto, come vedete, sono tutti sistemati perché hanno tutti la corrispondenza di colore giusto. Siamo arrivati alla parte finale. A questo punto due tasselli sono già andati al posto loro per motivo fortuito, però se no, se non dovessero essere andati, lo schema è lo stesso che funziona per tutti. Andiamo a rigirare il cubo e a questo punto mettiamo la faccia bianca verso l'alto e la faccia gialla in basso. In basso, come vedete, tenete in basso a destra un pezzettino da risolvere. A questo punto andrà fatta la sexy move. La sexy move è lo schema che abbiamo fatto all'inizio per sistemare i tasselli laterali bianchi. La andiamo a fare. E a questo punto, una volta fatta e inserito il pezzo al posto giusto, mi raccomando non girate il cubo, ma andate a girare solo la parte in basso che vi permetterà di mettere il pezzo da inserire di nuovo in basso a destra e andate a ripetere fino a quando non si inserisce. A questo punto avete visto, abbiamo completato la faccia bianca, la faccia centrale è a posto, la faccia sopra è a posto, non ci resterà che allinearli. Avete risolto il vostro cubo di Rubik.